Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo una paziente speciale, la nostra Giulia si sta per sottoporre finalmente dopo tanti anni di pensieri, dubbi, ripensamenti, scelte all'intervento di mastoplastica additiva che effettuerà con noi tra poco. Abbiamo scelto di eseguire una mastoplastica additiva sottoghiandolare per darle la possibilità di allenarsi bene senza avere problemi funzionali, per andare su un piano giusto e per poter espandere bene la sua ghiandola che ha una piccola componente di tuberosità. Quindi quando la ghiandola è tuberosa vuol dire che c'è un bozzettino in punta proprio sotto al capezzolo che spinge e crea una piccola deformità del seno. Ora non è tanto evidente, però Giulia è consapevole che facendolo in questo modo l'intervento riusciamo ad andarlo a correggere bene. In più, passando dal solco nella parte inferiore da questo taglietto, ho la possibilità di aprire bene la ghiandola e far spiazzare un pochettino questo, si chiama parenchima mammario, che ci permette di separare la ghiandola in modo corretto. Poi sceglieremo una protesi adeguata. Lei ha scelto delle protesi che all'incirca sono sotto i 400, quindi tra i 300 e i 400. Non le ho promesso un qualcosa di specifico, le ho promesso che proverò delle taglie, quindi inizierò a provare almeno una 320 che è una terza piena, poi salirò alla 340 e se riuscirò metterò una 360, altrimenti mi fermerò nella scelta intermedia tra le due protesi, tra la 320 e tra la 360. Credo di riuscire in un'ora a sostenere questo intervento, è un intervento prevedibile, so cosa fare soprattutto anche nella porzione inferiore del seno in modo da poter capire anche quanto la ghiandola si riesca ad accomodare e abbiamo scelto delle protesi ergonomiche in modo che la porzione della protesi che scende nella parte inferiore ci dà il peso, ci dà più stabilità e dilatazione di questo polo che vogliamo avere più espanso. Ora saliamo a salutarla, vediamo come sta e avrà sicuramente un po' di agitazione perché nei giorni prima l'ho sentita, non aveva per nessun motivo neanche un grammo di agitazione, ma secondo me tra ieri e oggi le è un po' salita, quindi andiamo a vedere come sta, raccontiamoci le ultime cose, spieghiamo che cosa nello specifico abbiamo scelto, ricapitoliamo tutto l'intervento. È mia cura ogni volta ripassare insieme alla paziente tutte le fasi dell'intervento e quello che ci siamo detti in modo da evitare equivoci. Dopodiché faremo l'intervento e basta. Sono già pronto? No, tu non sei pronta? Grazie, avrei... No, per me c'è tempo. Per me no, sono ma per me è cotta e mangiata. Ah, cioè, sì, tu... Io mi sono non ho dormito. Lo so. Io sono stata tutti questi giorni. Tutti questi giorni non c'è, giunta, non c'è sì, problema. No, vabbè, ma l'ho desiderato talmente tanto che non vedo. No, poi la cosa. No, il mondo degli interventi si divide in due tra le pazienti: in chi c'ha l'ansia mesi prima. No. E mi dice: tipo, Dio, mi devo operare tra due mesi. Che c'è? Il giorno dell'intervento zero emotività. Invece, io apprezzo chi un minimo il prima se lo vive razionale. Questa è la parte irrazionale che viene fuori perché comunque è come prima del bungee jumping. Esatto. Tu lo vuoi fare, è solo che lì la domanda è come fai a non aver paura prima della cosa importante. Esatto. Cioè esatto, qui viene fuori la parte vera. Esatto. Che però se è troppo vera e dici no, non lo voglio più fare, bisogna ascoltarla e dici se dici oh, spero che va tutto bene, la risposta è sì, perché comunque è un intervento programmato, facciamo tutto con calma, abbiamo deciso già tutto. Sì, quindi la logica è quello che ha cercato di dirmi a livello razionale per calmare la mia mente, che poi è quella che ci fa fare ci fa venire l'ansia, è che può succedere? Più di quello che hai fatto non può succedere niente, sarà una passeggiata, l'hai desiderata talmente tanto che veramente, cioè te t'addormenti. Sì, ora l'idea, ora te risvegli quelle ora l'obiettivo diciamo è più nostro, no? Adesso è più la fase tecnica, cioè che noi dobbiamo realizzare in sala quello che ci siamo detti, quindi cercare di costruire ad hoc volume giusto, spazio giusto. La paura che c'è ieri sera mentre mi addormentavo, mentre facevo finta di cercare di addormentarmi, era che non ti piace, troppo grosse, cioè... Iniziamo a togliere tutte le paure, così ti tranquillizzi. Troppo grosse non possono esserlo, okay. per un motivo, perché per quanto tu vuoi il più possibile sempre nel range del tuo fisico, altrimenti viene fuori un seno brutto per il tuo fisico. Okay, quindi un conto è tu vedi una foto e dici quello è fondamentalmente quello che vorrei, e magari tu vedi una foto di una ragazza e dici ah bello questo volume, e magari è un volume più piccolo di quello che certo, nel testa, quindi non è detto, però resta meglio. Un conto è la forma, quindi se non sei soddisfatta della forma, ma già abbiamo parlato della forma della ghiandola, della tuberosità, che cercherò di regolarizzare, ma quel minimo rimane, no? Poi c'è il discorso che se la protesi, appunto, io la vorrei mettere sotto ghiandola per darti la possibilità di lavorare bene in palestra, di non avere problemi, di avere più un seno morbido rispetto al rigido quando vai a stringere il pettorale. Se però fondamentalmente lo spessore della pelle è troppo poco, allora andiamo leggermente sotto muscolo nella parte sopra in modo da coprirla. Quindi queste sono scelte tecniche. Di cui ti direi non ti conviene preoccupartene, perché è come se tu fai un volo in aereo e devi controllare quello che fa il pilota. Alla fine non hai le competenze per giudicare quella manovra. Certo.
questo è un discorso. Certo. Poi c'è tutto il lato del sì, mi fido di chi ho scelto per fare l'intervento, ma se diciamo parti da un volume che il seno è poco e noi andiamo ad aggiungere, io devo aggiungere il più possibile, sicuramente il volume ti accontenta, perché certo, ci siamo accordati sul fatto che arrivi almeno al volume, certo, che il range che c'eravamo prefissati. Poi terza piena, terza, non è una quarta, non è, cioè quello dipende dalla grandezza, tanto ti dovrà stare bene. Quindi il senso è, se ci siamo detti più di così non c'entra, non si fa. Quindi questo, quindi se non brutto non può venire. Il dolore, se può spaventare il dopo, fondamentalmente dolorifico, ti risvegli fondamentalmente con un reggiseno, quindi ti risvegli con la pressione di un qualcosa che dall'esterno preme, che è il reggiseno, dall'interno schiaccia un pochettino, che è la protesi, quindi anche su quello ti direi tranquilla perché è gestibile. Quindi se tu ti risvegli e controlli il seno, la maggior parte dei pazienti si tocca e dice ho il seno, e non stanno a pensare oddio ho dolore, come dopo che mi sono allenato, ho dolori, è normale, basta. E poi l'ago, io sono agofobica. C'è l'anestesista che quando scendi giù in sala, praticamente, a parte ti facciamo scegliere la musica, tutta una serie di cose per rilassare la situazione, e lui fa il pizzichino e mette l'ago. Subito dopo l'ago mette, diciamo, un farmaco, fa proprio un CC di un farmaco che ti rilassa. Quindi da quel momento in poi tu inizi la sedazione, è tutto bello. Che non è che dormi, ma è come se di botto finisce l'ansia. Ok, perfetto. Ok, perché serve in preanestesia a levarti tutta quella cosa, oddio, i rumori, la sala, che cose che a te potrebbero, non dico disturbare, ma non essere, diciamo, amichevoli. E allora lui riesce, appena scendi giù, a gestire tutta questa situazione per farti arrivare poi a metterti sul lettino, che quasi farfugli, non ti ricordi niente. Poi magari ti rivedi il video e dici, ah, non mi ricordo neanche che ho scelto quella canzone. Guarda, ma sai che sono mesi che ci sto pensando. Non ce l'hai? Sì, ti giuro ce l'ho. Ah, ce l'hai? Il primo giorno, sì. Vabbè, sì, me la dici giù, tanto sì, te lo sto di fare. Va bene, allora ti disegno un attimino. All'inizio la protesi deve far spazio praticamente nella tua tasca mammaria che noi creiamo. Quindi questa tasca è come se io mettessi un qualcosa, cioè o mettessi un jeans nuovo. Il jeans nuovo appena anche lavato è scomodo, dopo 4 ore è perfetto. Quindi 6 mesi, 3 mesi, un anno, non lo sappiamo, diciamo dai 3 mesi in poi si inizia a stabilizzare. Questa stabilizzazione fa sì che praticamente il seno si normalizzerà. L'areola non la tocchiamo, quindi il grosso vantaggio di farlo in questo modo è che avrai comunque la sensibilità sull'areola. Problemi con l'allattamento non ce ne saranno. Se vai nel sotto ghiandola, il muscolo sotto rimane mobile, quindi qualsiasi movimento tu farai non c'è quella che viene detta la animazione del muscolo, cioè vuol dire che praticamente se tu schiacci le protesi si muovono perché stanno sotto al muscolo. Quindi tu mi dici, allora perché tutte le mastoplastiche dual plane che si legge in giro sono più belle così? Perché sono pazienti estremamente sottili di pelle, invece la tua ghiandola c'è. Questo non vuol dire che se ti asciughi di tanto la protesi si vede. Noi abbiamo preso le protesi ergonomiche, ti ricordi, quelle che non sono a goccia, in modo che non si girano ma che calano nella parte inferiore, in modo anche da riempire praticamente quel polo inferiore che è leggermente da distendere, ok, quella parte lì che è più bassa. Sembrerà con una forma leggermente tronca il polo inferiore, dritto. Okay. Tronco intendo che non sarà bello naturale fino a che la protesi non allargherà bene la forma quella lì del seno. Se non faccio questo la protesi rimane alta, il polo inferiore non si espande e non corregge questa cosa. Quindi la spiegazione è che abbasso il solco di poco, distendo questa lunghezza dall'areola al nuovo solco che facciamo, in modo che il polo inferiore si prende più spazio e il tuo seno, invece di avere questa forma, dopo avrà questa forma, perché la protesi si mette tutta sotto. Senti, come dico a tutte le pazienti, vuoi qualche foto di appena operata? Sì. E appena in sala operatoria? Te le vuoi rivedere? Così te le mando stasera. Sì. Ok. Allora, quindi ti riconfermo tutto quello che ci siamo detti, anche meglio rispetto all'ultima volta che ci eravamo visti. Basta, non ci diciamo più niente. Cioè, la canzone me la scrivi? La canzone me la scrivi, andiamo. Te la dico dopo o te la scrivo adesso? Te la dico dopo. Me la dici dopo. Infermiere ti portano giù direttamente. Adesso ti metti questo. Le infermiere ti vengono con la cuffietta, ti vengono a chiamare. Giù trovi l'anestesista. Iniziamo. Facciamo un intervento, torni su e poi ti coccoli tutto il giorno. Che dormi vegli, praticamente. Questo è. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Anestesista? Giulia, dottor Iodicello. Molto lieto. Lei è l'anestesista. Vabbè, preciso, piacere. Ci proviamo. Paura del lago. Facile. Paura del lago. Vabbè, se è solo lago, vabbè. Paura del lago. Io pensavo molto peggio. No, che sono il errore del lago. Non risvegliarsi con tre facce, con due dita, con tre segni, pure quello che è successo. Fino a qualche anno fa dicevo, se mai me le fanno me le faccio mettere. Però sta a suo agio, vedi, un plein air, lei sta a suo agio. Voglio essere la pucca. Io vado ad essere pure un passante, lei è proprio serena, serena. Vabbè, se sta qua, mi dice. Ma brava, ma va bene, senti, Giulia. Sì. Allora, confermi. Rapidissimamente, dai, lascio qua a loro. Non ne abbiamo fatto. Hanno finito. Noi ci vediamo giù. Va bene.
Allora, sono quello di prima, sì, ma in versione lavoro, ok? Bene. Bene. Perché laghetto? Ma che... Ma che... No, è una cosa che io detesto. Guarda, io... Vabbè, allora non io metto. Allora, non io metto. Ma la botta è faccio un'anestesia emozionale, no, che ne so, dai. No, però ho fatto la doccia, che sono d'accordo, e stamattina mi sono ancora... L'infermiera... Si è anche fatta la doccia per te oggi. Io mi sono... Ho fatto l'analisi del sangue dopo 7 anni perché dovevo fare questo intervento. Ma il nasino è tuo? Il nasino? Il naso è tuo? Sì. Ma se c'era perfetto, guarda che naso perfetto. Ma che bruciato che sei, guarda, fa parte dell'anestesia questo. No, con l'anestesia, c'è il naso immacolato. Ma io me lo volevo rifare, penso che... Ti giuro. E non ti ascolta la canzone? No, non me la ascolto. Ma devi dire perché mo... di Natasha Benfield. È molto bella questa. Allora, diciamo con le super song, quelle che io mi sento un boomer. Ero indecisa tra tante, alla fine questa è quella che mi rappresenta di più. Va bene. Ti dice bene perché siamo tutti belli casati, belli, capito? Tutti belli abbronzati, io guardo te così almeno non guardo l'altro. Ma fatto, te lo dico quando ti trafiggo, eh. No, no, ti prego. Ah, lo vuoi sapere a sorpresa? Io ho fatto le ferie, quelle dell'anziano, cioè gioco di carte, gioco di cose in montagna. Pomeriggio a dormire, tutti i pomeriggi. Cioè le mie vacanze sono state... Sì, sono state vacanze del niente. Sono state vacanze del niente. Te mantiene il gioco. Ma guarda che non è. Ma non è il dolore. Non è il dolore, è il sapore. Te lascia il retro gusto. Ma me lo posso portare a casa lui alla fine? Cioè, tutti no, assolutamente no, perché guarda, porti con me tutti i guai che sciotti per i tuoi figli che. Cioè, no, sai vuol dire l'esaurimento dell'inizio della scuola, ecco, cioè. Quanti anni c'hanno? 5 e 6, ce lo dovete pure pensare. Ma diventano dei mostri. Dopo ma un po'. È successo con la socera. Cioè, se siamo sposati, fa Venom. Venom. Infatti, l'ho poi perché con i nipoti, che cioè la sua c'era con i nipoti. Vabbè, la palivizia ne basta, ma poi i miei sono suoceri alternativi, sono ancora molto giovanili. Beh, non mi ha già dato malfatto perché sì, sento l'occhietto sguercio un po'. Sì, bello. Te l'ho detto che ha già fatto sta cosa. Ho detto, questa è l'unica cosa bella. Io ce lo ricordo bruttissimo delle operazioni chirurgiche, come ti raccontavo, mi hanno preso, mi hanno buttato dentro a sto salone con letto, la sala preoperatoria. Io mi sentivo un gattino spaurito, che tutti che giravo io cercavo lo sguardo delle persone per dire io sto anche cazzotto, mi prego qualcuno mi aiuti, mi dica qualcosa, e quell'anestesia è stata la cosa più bella. La canzone a posto. Fantastico. Che il 2024-25 abbia inizio, ragazzi, eh? Allora, quel lago di testa inizia a farmi un pochino male. Si brucia perché il farmaco che fa godere. Okay, poi basta, è normalissimo, è un godimento rapido. E qui va, ti dicevo... Potrei non essere d'accordo, sì. Allora, abbiamo appena terminato il seno di destra, dove abbiamo sganciato la parte inferiore della ghiandola, segmentando tutta la porzione fibrosa che rendeva il seno tuberoso di quella forma. Quindi abbiamo provato una protesi che ci soddisfa per quel che riguarda il volume, ma non troppo, quindi probabilmente dopo proveremo un volume ancora più grande per levarci lo sfizio di mettere non la protesi più grande in assoluto, ma la più grande che c'entra dentro, diciamo, il torace di Giulia. Adesso ci approcciamo a fare il seno di sinistra. Allora, stiamo praticamente concludendo l'intervento, finendo la parte della coagulazione sulla mammella di sinistra. Abbiamo già impiantato la protesi a destra. Abbiamo scelto un volume più grande rispetto al precedente che avevamo provato, proprio per dare più possibilità a Giulia di arrivare a quella che era il suo desiderio, il suo sogno, quindi una terza piena. Quindi credo di esserci riuscito con questo volume. Siamo riusciti anche a medializzarle, quindi a centrarle rispetto a come voleva lei. E adesso impiantiamo l'ultima protesi. Mettiamo Giulia seduta e guardiamo il risultato di quello che abbiamo fatto. Se ci piace, facciamo le suture finali e concludiamo l'intervento. Allora, questo è il momento in cui mettiamo seduta Giulia, la nostra paziente, che ha appena teoricamente terminato l'intervento. Nel momento in cui ci piace il posizionamento delle protesi e tutto quello che abbiamo fatto, possiamo procedere con le suture finali e chiudere.
Abbiamo appena terminato l'intervento, è andato tutto bene, sono molto soddisfatto, siamo riusciti a mettere una protesi che dava molta soddisfazione a Giulia. Non è la minima che avevamo scelto, non è neanche la più grande, però è quell'intermedio, e come diciamo sempre che la verità sta nel mezzo, cioè è una cosa giusta, una scelta intermedia. Non è un seno gigante, è un seno bello, è una terza piena abbondante, quindi quasi quarta, è quello che lei si aspettava. Ora avremo bisogno di un po' di tempo per far espandere il polo inferiore sotto effetto della gravità del, diciamo, del peso della protesi. Credo che si risveglierà senza dolori, perché la mastoplastica additiva sotto ghiandrale ha il vantaggio che non andiamo a tagliare il muscolo, che è la parte molto innervata che dà fastidio, quindi sentirà intorpidimento, indolenzimento, scossettine, però credo che sarà bene nel post intervento. Una bomba! Non ti ho fatto neanche anestesia locale, credo che Emanuele non ti abbia messo neanche la morfina. No, è il sottoghiandola che è così bello. Sento un leggerissimo che tira sotto. Qua sotto dove c'è... No, sei vista? Che dici? Questo... Bella, eh? L'ho vista... Ah, che sono grosse. No, che schiacciate, sembrano piccole? No, perché questo schiaccia. No, ho fatto un ottimo così, ho detto ma... Questo schiaccia. Io penso che appena mi sviato la prima cosa che ho chiesto è quant'è la dimensione delle protesi. Sì, 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 sì. Allora, ti ho messo la misura... Guarda che ti faccio vedere una cosa. Questo non è... Posso alzare seduta? Questo è il tre quarti, cioè... No, se vede, il reggiseno. Vieni seduta, ti faccio vedere. Bello, ammazza che bello davvero. Allora considera che me l'avevano detto che eri bravo. Grazie. Viste da così, poi è chiaro che un pochino si sgonfieranno magari. No, non si sgonfiano da così. Questo è, anzi, addirittura leggermente si gonfieranno tra poco. Okay. Quindi si gonfiano un po' di più e poi ritornano così. Quindi okay. Il buono di tutta questa cosa è che sembreranno più grandi, perché in realtà tutti rilassando la pelle, ok, sì, il seno verrà un po' più in avanti, quindi okay, sembrano più grandi e più morbide. Adesso sono proprio schiacciate sotto la pelle con reggiseno, quindi bella. Quindi sei riuscito a metterle sotto ghiandola? Sì, bellissime. E guarda, ti faccio vedere anche una cosa, così te le guardi anche bene. Vedi il polo inferiore vedi il polo inferiore che è un po' teso, no? Sì. Sono riuscito a sganciare tutta la parte qui praticamente per farlo più morbido, okay, e quindi diventerà tondeggiante rispetto, okay, a, vedi che non c'è più lo sbalzo, okay, quindi carino. Ok. Molto bene, abbiamo fatto tutto un lavoro di rimodellamento della ghiandola da lì dentro. Sì, l'ho vista tutta, era tutta costretta così, quindi praticamente io ho fatto tutti degli scarichi in modo da permettere di mettere almeno questa protesi, altrimenti ci sarebbe stata, quindi il massimo di quello abbiamo potuto fare. Pensavo che questo fosse più... Stretto? Sì, costrittivo. Non ci serve. Bene, come ti dicevo, questa protesi sta meglio su questo seno, quindi non è che c'hai un seno preferito, però c'è un seno migliore come larghezza di torace. Su questa la protesi ci sta meglio, su questa è leggermente più costretta, quindi si sta facendo spazio. Quindi immaginati che questo avrei dovuto mettere una protesi più piccola se avessi dovuto rispettare proprio le misure precise del seno, però ho preferito dare spazio a quello per far allargare un po' nel tempo questo, in modo che si normalizza e si simmetrizza. Quindi si deve fare un po' di spazio in più, però ce la farà. Sì, ma come tempo di dilatazione proprio della ghiandola, che è normale che avvenga, quindi bene, tutti soddisfatti. Poi recupero. Sono molto contenta che sia contento del... Sì, ma ero contento già Andrea nel video. Un sacco, erano giorni che dicevo, io quando mi sono vista tutti i tuoi video, che insomma dicevo vabbè, fai un buon riposo, dormi, fai un bel pensiero, eccetera, eccetera, ho detto io, prima di addormentarmi, gli vorrei tanto dire buon lavoro a tutti, perché comunque... Io però ce l'hai quasi detto, dai, poi ti volevo dire, però poi dopo no. No, però l'esperienza positiva? Ti è piaciuto? Ti dico... Lui è bravissimo, Emanuele, ti ha proprio fatto... Lui è un valore aggiunto, perché il fatto che comunque, ti ripeto, io l'anestesia, ansia sì, ma neanche troppa, perché veramente me l'hanno fatte 4 in un mese, quindi neanche ci stavo a pensare più di tanto, però immagino che per una donna, per una persona che... devo affrontare l'intervento senza me magari essere stata operata, affrontare l'anestesia, lui è un valore aggiunto. Ma poi se ci pensi, sono passate, diciamo, quanto, 2 ore da quando ti sei svegliata, già stai bene. Sì, no, io... Cioè sono le 13, tra virgolette, sei salita alle 10, quindi sì. In realtà anche la ripresa di come ha fatto l'anestesia è stata super, perché ha usato i farmaci giusti. Ci fa piacere. Sono contentissima, ti riconfermo, l'avevo immaginato prima, ma te lo riconfermo oggi, sono contentissima di essere messa nelle vostre mani. Grazie, che bello. Grazie. Veramente bravi nel Grazie, loro, proviamo a farlo al massimo, poi se ci riusciamo, sennò... Grazie. Senti, io ti passo a trovare nel pomeriggio, oggi faccio l'ultimo intervento, poi ci aggiorniamo, domani mattina, come ti dicevo, puoi andare via, puoi mangiare, credo, a metà pomeriggio, ti portano il tè, stasera la cena, ti danno tutto qua. Ma ti prendono tra poco.
Ah, quindi pranzi. Ah, il tè te lo porta. Ah, allora, allora guarda, sarà il tè con le fette biscottate più buono, buono della tua vita, ricordatelo. Come io ce lo ricordo quando ero piccola, mio fratello venne operato, cioè c'avevo tipo 8 anni, io ne avevo 6, e ha una ciste in bocca. Gli portarono, non mi ricordo, sto pure. Il purè. Tu pure. Io a 32 anni ancora mi ricordo quel purè di patate, è stato il più buono di perché tutto. Era, perché non lo so, non mi chiedete. Perché era l'ansia di quella cosa lì che ti ha fatto venire fame. Non so, quanto era buono quel purè, non puoi capire. E quindi questo testo. Eppure è un purè dell'ospedale. Il più buono. Ci vediamo dopo. Grazie per aver visto questo video. Ciao, al prossimo video ricordati di mettere like, scrivermi un commento e iscriverti al canale per vedere tutti gli altri miei vlog di questo 2024.